Il ragazzo che vedete è Danilo. Raccoglie i soldi per la trasferta del Lanciano, perché è così che funziona per chi segue con passione una squadra che milita in prima divisione. Questo, invece, è quanto accade ogni domenica che l'Inter gioca al Meazza. Dalla 91 direzione San Siro, il solito tragitto tra chi si limita a sorridere con il suo cuscinetto in mano e chi invece a scaldarsi ci mette ben poco. Dai Inter, dai che dobbiamo vincere! Dai! Fino allo stadio, nessuno escluso. Dai, Ibrahimovic. 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 Portanghe! E non solo a San Siro. Lanciano, cittadina abruzzese di neanche 36.000 abitanti, che solo da pochi anni ha conquistato la ribalta della prima divisione. A rappresentare la squadra di calcio del Lanciano vuol dire rappresentare tutta Lanciano, tutta la città di Lanciano. Abbiamo l'onere e l'onore di portare il nome della nostra città in giro per tutta l'Italia. Milano è un'altra cosa, altri palcoscenici, ma il sentimento di rappresentanza della tifoseria interista è lo stesso. Ma il tifoso chi è? Essere interista rappresenti, secondo me, la città di Milano. È quello che non si fa prendere dallo sconforto dopo un'eliminazione in Champions League nello stadio. I tifosi interisti è una cosa particolare, particolare dalla nascita. Nasci così, non lo diventerai mai interista. Nasci così, nasci nella sofferenza, nella lotta, nella gioia, in tutto. Perché in Italia la squadra di calcio ha più importanza anche di un partito politico o della famiglia o di altri interessi, di altre cose. A prescindere da qualsiasi risultato, non per questo oggi ci ritroviamo in 30, a 500 km di distanza con sconfitte su sconfitte e ci hanno regalato una vittoria veramente sperata. Però questo è l'essere ultras, è l'essere quello che si è sempre dentro, quindi non morirà mai l'ideale che abbiamo dentro. Insomma, qualunque sia il colore delle sciarpe, tifosi ultras parlano la stessa lingua, anche se a 600 km di distanza i luoghi di ritrovo delle tifoserie sono diversi, a ciascuno il suo. Allora, adesso la nostra sede è intestata a Guido De Simone, un ragazzo che è morto in un incidente stradale l'11 settembre 2001. È un punto centrale del gruppo dove ci riuniamo e organizziamo tutte quelle che sono le attività del gruppo, le trasferte, le coreografie, le striscioni, materiale e quant'altro. Ci sono, diciamo, i responsabili e si decidono, fanno gli striscioni, li fanno fare, ce li fanno i ragazzi, si decide cosa scrivere e loro li fanno. L'ultras non è violenza, l'ultras è aggregazione, è amicizia, è lo stare insieme, il condividere anche certi ideali che sono quelli nostri dell'ultras. Ma principalmente l'amicizia. È sempre stato un modo di vivere, credere in una squadra, credere in dei colori e credere soprattutto nell'amicizia, l'amicizia che ci circonda, perché non è essere solo ultras, andare allo stadio, è anche avere un rapporto tipo familiare con tutti noi. Con qualche rimpianto per gli anni d'oro della curva nerazzurra, quando si viaggiava facile? Beh, una volta le trasferte si organizzavano con treni speciali, adesso con delle nuove regole, nuove leggi, non si organizzano più. Ognuno fa bene o male, va come capita. Un furgoncino tra amici si fa quattro macchinate, si va. E quando gli stadi erano ancora pieni? Sinceramente non riesco a capirlo. Forse la televisione ha rovinato lo sport, perché prima c'erano meno programmi, non facevamo delle partite in televisione, uno andava allo stadio e si vedeva la sua partita. Sarà, ma di sicuro, perché ancora allo stadio ci va e non rinuncia alla sua domenica di pallone, l'entusiasmo non manca mai. Senza i tifosi non c'è calcio. Grande o piccola che sia la squadra, sembra non fare differenza.
quando uno è tifoso, può essere tifoso anche di una squadra di Serie C e ha le stesse ideologie di uno di Serie A. È terribile stare fuori la domenica a vedere, che ne so, sul televideo o altro e soffrire perché i tuoi amici stanno a 700, 800, 900, 1100 km di distanza. E quindi riuscire a fare queste presenze da Bologna, da Castiglione delle Stiviere, da gente che vuole da tutte le parti. Siamo una terra di gente che va via, quindi è ancora più bello ritrovarsi anche in pochi, ma qua dentro. Ale, 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 ale